Giulia De Lellis continua il lavoro da stilista, nuova linea con Bikini Lovers. Giulia De Lellis di Uomini e Donne crea una linea di costumi per Bikini Lovers. Abbiamo conosciuto Giulia De Lellis nello studio di Uomini e Donne in quanto corteggiatrice dell'ex tronista Andrea Damante. La romana si è fatta subito notare per la sua schiettezza e ha conquistato Andrea, uscendo mano nella mano dal programma. La loro storia va avanti da ormai da più di un anno e mezzo, convivono e sono molto innamorati. L'ex tentatore di Temptation Island è ormai un di lunga a tutti gli effetti, dopo il programma pomeridiano di Canale 5, infatti, è riuscito ad affermarsi nel mondo della musica. Per la sua fidanzata Giulia, invece, oggi arriva una collaborazione molto importante. L'ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello VIP, infatti, ha ideato una sua collezione di costumi insieme a Bikini Lovers. L'esperta di tendenze ha creato una Instagram Story in cui ha pubblicato il logo della sua prima collaborazione con questo brand. Su uno sfondo bianco sono messe in risalto le iniziali del suo nome e cognome con carattere molto grande e, al centro, la scritta FOR che va a collegare il logo del brand. La De Lellis ha subito mostrato la sua felicità attraverso diverse Instagram Story e ha spiegato brevemente di che progetto si tratta. Con Bikini Lovers abbiamo fatto una capsule collection pazzesca e il prima possibile ve la mostrerò. Sono strafelice e spero tanto vi piacerà, ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non ha postato nessuna anteprima né ha dato maggiori informazioni a riguardo, ha semplicemente affermato, vi dico solo che sarà molto, molto, molto scintillante e ha poi lanciato un bacio ai suoi followers. Per Giulia non si tratta della prima collezione che porta il suo nome e cognome. Meno di un anno fa, insieme al suo fidanzato, infatti, ha creato una collezione per Waikiki Beach Wear. L'esperienza a Zanzibar con l'ex corteggiatrice Martina Lucchen. Giulia De Lellis è sempre stata una grande fan dei costumi, tant'è vero che lo scorso marzo, insieme a Martina Lucchen, è stata a Zanzibar. Qui le ex corteggiatrici hanno posato per uno shooting fotografico indossando, appunto, vari costumi.